E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire l'artiglio nero, prima spada esotica aggiunta con i rinnegati in Destiny 2. Partiamo come al solito dal perk esotico di quest'arma. Questo ci permette di sparare delle sferzate energetiche premendo il tasto di sparo. Inoltre il suo secondo perk ci permetterà di recuperare le munizioni quando faremo le uccisioni con la lama. L'attacco quindi di questa spada si divide in attacchi da corte distanze e attacchi da lunghe. Ovviamente per fare le sferzate dovremo utilizzare più munizioni rispetto ad una semplice spadata, e le munizioni verranno recuperate solamente se l'uccisione verrà effettuata con la lama, quindi dalle corte distanze. In generale il perk esotico di quest'arma la rende più divertente che utile, soprattutto in PvP, grazie al quale possiamo farci un paio di kill gratuite. Se invece però andiamo a provare ad attaccare i guardiani con la lama, questa risulterà non troppo forte, infatti la spada ha una gittata abbastanza bassa. Per quanto riguarda il PvE invece, le sferzate fanno abbastanza danno contro i mini boss. Per intenderci, con 3 sferzate riusciremo a uccidere un bersaglio importante di azzardo. Mentre il secondo perk la rende più utile contro i mob più piccoli, in quanto se si presentano in grandi quantità, potremo ucciderli tutti quanti con la lama e recuperare quindi le munizioni. In generale l'arma, come ho già detto, ha una bassa gittata, una difesa abbastanza alta e una capienza di 42 colpi. Quindi ragazzi, questa era la recensione dell'artiglio nero. Come al solito io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce è mia.